per il suo ruolo fondamentale anche non solo di supporto nei confronti della squadra, della società, anche di pungolo, di sollecitazione nei confronti dei soggetti istituzionali che hanno il compito di dare un futuro al calcio neretino, soprattutto in questo momento. Mi avete citato già troppe volte, mi sono risentito. Infatti, tra l'altro, in occasione di quella, mi sono ricordato che ero al tuo fianco lì a Pasano. Questa, tra l'altro, era una cosa molto particolare perché era una telecronaca trasmessa alla radio, una radiocronaca trasmessa in televisione sulle frequenze di Telenardò, se non ricordo male, vero Michele? Sì. Tu facevi la radiocronaca che andava in diretta sì. In televisione, io facevo la telecronaca. Sì, perché poi avrebbero rivisto, sì, è vero. Che poi andò in onda la sera, la sera stessa. A questo proposito menzioniamo anche Telecosmos. Certo, Telecosmos, un applauso agli amici di Telenardò. Tra l'altro su Facebook da qualche giorno è possibile anche rivedere dei filmati molto interessanti che vedono qualcuno di noi un po' più giovane. Sì, diciamo, è stata la prima televisione che ha seguito Telenardò. Certo. Anche con trasmissioni sportive, sì, approfondimenti, certo. Niente, dato che uno degli argomenti di questa sera naturalmente è il futuro del calcio neretino, io vorrei fare un riferimento alla parabola evangelica dei talenti. Dei talenti. Noi in questa città abbiamo tanti talenti che spesso non riusciamo a far emergere, sì. Li teniamo nascosti, poi ogni tanto ci accorgiamo che qualche talento ci è stato fregato. Non vorrei che succedesse la stessa cosa anche noi. Ci auguriamo di no, Michele, ci auguriamo di no. E allora, chiudo dicendo che la casa del Nardò è la Serie D e l'augurio è di tornarci quanto prima. Certo, ed è un augurio. Invitiamo il vice cassiere.